Ciao amici del MyLab, avete mai visto quanto è gialla e di un colore strano e fluorescente la vostra pipì quando bevete o mangiate delle vitamine e degli integratori alimentari? Adesso parliamo del perché questo avviene e ti dico anche che questa non è pipì, è semplicemente dell'acqua con una vitamina B sciolta dentro. Vedi, più o meno la pipì ha questo colore qui quando bevi vitamine o mangi integratori alimentari che le contengono. Allora, la prima cosa da sapere è che questo colore viene dalla vitamina B2. La vitamina B2 in realtà è una vitamina contenuta in quantità abbastanza abbondante nel cibo, però siamo abituati ad avere le vitamine B in generale distribuite in grosse quantità di cibo, cioè è abbastanza inconsueto per il corpo trovare le vitamine B tutte avvicinate tra loro, in grosse quantità, sono sparpagliate in grosse quantità di carne e pesce e cose di questo genere qui. La riboflavina, una delle vitamine del complesso B, appunto la B2, ha la caratteristica di essere un pigmento, cioè colorare di molto la pipì. In realtà anche le altre vitamine vengono espulse quando ne prendi tante in grossa concentrazione, ma non te ne accorgi perché non lasciano colore. La vitamina B1, per esempio, ha la stessa curva di assorbimento, cioè quando la prendi il sangue se ne riempie e poi, siccome è troppa per quel momento, non la sta utilizzando tutta, gran parte di questa viene espulsa. Devi fare i conti con questo. In teoria, l'ideale sarebbe prendere tante minuscole quantità di vitamine B durante la giornata. Quindi invece di prendere una pastiglia grande dovresti prendere 16-20 pastiglie piccole durante la giornata. È una rottura di scatole, nessuno lo fa, tanto vale prenderla e prenderne, come dire, prenderne un po' di più e lasciare che il corpo un po' la butti via. Non sono comunque vitamine molto costose. Questa che ti mostro è una curva di assorbimento dei folati. Vedi questa curva? Questa curva che sale poi scende è la quantità di vitamina nel sangue al variare delle ore. Quindi diciamo che le prime 5 ore abbiamo una grossa concentrazione, il corpo non se ne fa niente di questa grossa quantità, allora molte di quelle vitamine vengono buttate fuori tramite la pipì, però alcune altre quantità vengono accumulate all'interno delle cellule, all'interno di altri tessuti specializzati, vedi? Questo vale anche per vitamine come la vitamina C. Qui la vitamina C è esaminata in due tipi di formato, quindi l'acido ascorbico e l'ascorbato di calcio. Come vedi, quando prendi la vitamina C c'è un aumento improvviso nel sangue della concentrazione di questa vitamina. Nell'arco di qualche ora questa si abbassa drasticamente, dopo 24 ore praticamente non c'è più traccia rispetto a prima, vero? Queste vitamine B in particolare hanno quella caratteristica appunto di essere di solito sparpagliate su grosse quantità di cibo. Se tu prendi una bistecca, per esempio, tipicamente nella carne, di vitamina B2 ce ne sono 500 microgrammi, cioè milionesimi di grammo, in 100 grammi di carne. La vitamina B12 invece ha delle quantità molto molto minori perché ci serve in quantità quasi 1000 volte inferiori, quindi nella stessa bistecca ne troverai 3 microgrammi, d'accordo? E quindi in realtà è molto colorata anche la B12 e così anche la B6, però vengono assunte in quantità talmente piccole che sulla pipì non lasciano traccia visibile. Invece la B2 ha la caratteristica che viene assunta in quantità notevoli perché ne abbiamo bisogno in grosse quantità, come vedi anche nella carne ce n'è una quantità quasi 1000 volte superiore a quella della B12, d'accordo? Quindi la verità è che le spelliamo perché sono troppe? Sono troppe momentaneamente. Se hai sempre il dubbio di prendere troppe vitamine, chiediti, anzi fai una ricerca su internet e vai a vedere quanti sono le persone morte per overdose di vitamine quest'anno nel mondo e vai a vedere quante persone sono morte di overdose di farmaci comuni come, non so, l'aspirina o antidolorifici generali, d'accordo? Fai questo esperimento e in generale, quindi, non ti preoccupare troppo se fai la pipì gialla quando prendi le vitamine. È segno semplicemente che hai preso la vitamina B2.
Considera per esempio che quando eravamo ragazzini, ti sarà capitato di mangiare per la prima volta gli asparagi e notare che la pipì aveva un odore fortissimo e stranissimo. La prima volta, non so te, ma mi ha fatto pensare che ci fosse qualcosa che non andava nel mio organismo. Poi, un po' per osservazione, un po' perché la mamma mi ha spiegato, ho capito che in realtà era una questione legata all'asparago. E quindi poi è venuto fuori addirittura che l'asparago, invece di sovraccaricare i reni, in realtà è un buon diuretico e aiuta a ripulirli, vedi? Quindi non ci sono poi sti grandi pericoli neanche ad assumere le vitamine, soprattutto la vitamina B. La vitamina B è una importante classe di vitamine che serve a far sì che le cellule trasformino il glucosio in energia spendibile dalla cellula. Quindi, se la vitamina è ben fornita all'interno della cellula, la cellula ha la capacità di tirare dentro nella sua membrana il glucosio e utilizzarlo. Anche questo è un componente, un tassello importante per tenere bassa la glicemia. Ciao e al prossimo video!